sindaco di Pisa Filippeschi ha annunciato l'arrivo di 26 milioni di euro per la realizzazione del People Mover, ovvero il collegamento veloce tra l'aeroporto e la stazione. Giunta regionale in trasferta a Pisa per discutere di molti argomenti, uno tra tanti l'aeroporto. Sì, è un tema che abbiamo trattato in Consiglio Comunale, doveva esserci la presenza di Rossi a concludere la seduta, purtroppo per un impegno abbiamo rimandato a metà gennaio, però ecco, ho visto qualche polemica proprio fuori luogo, perché questi sono i giorni in cui, come la città già sa e deve sapere, la Regione ha deciso un investimento di 28 milioni di euro per fare la navetta veloce, il People Mover, dall'aeroporto alla stazione, quindi siamo in fase di pieno impegno, non solo riconfermato ma molto potenziato, sullo sviluppo infrastrutturale del nostro aeroporto e quindi su una dimensione che poi parla di crescita economica, di turismo, di relazioni internazionali, tutto ciò che sta a cuore alla Toscana e che vede nel nostro aeroporto, nell'aeroporto Galilei, il soggetto trainante di una strategia che può essere anche di integrazione, ma che intanto è di crescita qui ed è fondata su fatti molto concreti. Ecco, credo che se Rossi fosse venuto avrebbe avuto da vantare questo grande investimento. La città vanta un piano di investimenti complessivo sull'aeroporto che da qui al 2015 è fatto di 130 milioni di euro, cosa straordinaria mai vista e credo che non abbia uguali in altre città, anche per aeroporti importanti hub come Fiumicino o Malpensa.